Come è stato in generale il suo rapporto con i dirigenti e con i dipendenti comunali? Guardi, io così come in tutti i comuni dove sono stato, anche qui ho improntato i rapporti chiarendo da subito alcuni concetti. Cioè io ho sempre detto a lor signori che nel momento in cui c'è un commissario, ma c'è il commissario e basta, poi vabbè ci sono stati i due subcommissari, come vi dicevo prima, in maniera certo non continuativa e saltuaria, per assurdo, ma fino a un certo punto i responsabili io li consideravo una sorta di assessori. Cioè quando c'è un sindaco, il sindaco si avvale degli assessori e si avvale di un consiglio comunale, cioè sono più personaggi giustamente che stanno sul territorio e che incidono e possono incidere sulla realtà. Il venir meno di queste persone fa sì che il povero commissario, soprattutto se come io vengo da fuori, ha bisogno molto, ma molto, soprattutto nei passi iniziali, di una vicinanza da parte dei responsabili di settore, che non sia una vicinanza così, diciamo, pura e semplice, ma che sia una forma di collaborazione attiva, anche con capacità propositiva, quindi una collaborazione che per in qualche misura fa sì che loro ricoprano anche un ruolo forse eccedente le loro competenze, senza mai chiedere nulla di particolare e di speciale. Quindi, una volta messe le basi del rapporto con i dirigenti, gli 11 mesi sono andati avanti, per quanto, ripeto, con le solite note difficoltà dovute al coronavirus, direi in modo soddisfacente dal punto di vista della collaborazione che mi hanno dato, della leale collaborazione, perché è quella che poi fondamentalmente chiedo, e anche dell'impegno che ciascuno, ovviamente, nell'ambito delle proprie capacità e dei propri limiti, tutti noi abbiamo limiti alle nostre capacità, ha potuto prestare. Però nel complesso, soprattutto ecco, oltre ai responsabili, prima ne ha parlato anche dei dipendenti, io sinceramente penso, e poi bisognerebbe chiederlo a loro per avere un feedback, insomma, di essere risultato, se non simpatico, ben voluto e in qualche misura accettato dalla macchina comunale. Tant'è vero che, ripeto, quando è venerdì che faremo questo saluto, magari potrebbe scapparci pure una lacrimuccia, magari non da parte loro, da parte mia, che sono facile anche a commuovermi nei momenti del distacco. Però ecco, poiché tendo anche a creare nell'ambito del lavoro un clima di serenità, quindi ho cercato in tutti i modi di far capire che bisogna lavorare di squadra, che bisogna essere un tutt'uno. Come dico io, fuori il caffè ce lo andiamo a pigliare con chi c'è più simpatico, ma all'interno del comune bisogna lavorare tutti nella stessa direzione.